mentre noi prepariamo, loro prendono il sole. Io ho già il vestito. Buongiorno a tutti dalle Filippine, il grande giorno è arrivato, iniziamo i preparativi, guardate che bellissimo spettacolo c'è qui, dobbiamo finire l'arco, questa è la nostra stanza, iniziamo la giornata. Quindi mentre io invece stavo dormendo, mia sorella e Teresa sono venute qui nel dietro dell'isola a fare qualche foto, quindi adesso hanno fatto qualche foto, andiamo a fare colazione. Eccoci qua tornati, i ragazzi adesso iniziano a preparare la via con tutti i fiori, c'è l'arco, mia zia sveglia che parla con Teresa e spero tanto che sarà una giornata con queste condizioni climatiche, che il sole non esca troppo forte perché sarà perfetto se continua a essere così, i colori sono blu, perfetti, bellissimo, almeno tutte le persone non avranno gli occhi chiusi durante la cerimonia. Perché ci sarà il sole esattamente di fronte, quindi non è il massimo se il sole sarà così, è veramente perfetto. Speriamo che tu continui così e non c'è vento, cosa molto molto importante. Breakfast time. Pronti per la colazione? Quindi non ho mai visto questo frutto prima d'ora, dicono che si chiama Star Apple, proviamolo. È dolce, molto dolce, molto buono. Lo mettiamo anche questo stasera durante il matrimonio, lo serviremo. Quindi abbiamo finito la colazione e hanno già fatto quasi tutto, guarda qua. Bellissimo. Adesso dobbiamo mettere soltanto i fiori e questo lo vuole fare soltanto Teresa. E poi è tutto pronto. Molto carino. Mentre noi prepariamo, loro prendono il sole. E stasera saranno rosse come dei pomodori. Perfetto. Il sole è fortissimo. Mentre invece Teresa lì sta preparando, guarda lì, ci sono tutti i fiori già, bello. Stanno preparando anche qui la porta, perfetto. Quindi adesso sto portando alcuni della mia famiglia a vedere la parte dietro dell'isola, che ieri non siamo riusciti a vederla. C'è tanto vento. Per arrivare nella parte dietro dell'isola si bisogna fare questa viettina qui, molto carina, con tantissimi fiori. E ve l'avevo già fatta vedere, a dire il vero. E si arriva poi al mare. È veramente ventoso adesso, facciamo qualche foto, ma guardate che colori e spettacolo anche oggi. Mia cugina sul tronco. Eh sì, con l'alta marea qua c'è l'acqua, ma tutte le mattine invece c'è il sandbar, spettacolo. Mia mamma che ti fa qualche foto. Big work in progress here, look at here, almost everything ready. Quindi abbiamo finito tutti i souvenir per gli invitati, i maschi prenderanno questi, sono meno delle femmine, quindi più regali per le femmine che per i maschi. Adesso arriveranno anche gli ultimi invitati, mangiamo e poi ci si prepara per la cerimonia di oggi pomeriggio. Stiamo finendo gli ultimi banner per le decorazioni. Sparkler e il menu, gracing table, anche questo quasi finito. Mettiamo le ultime cose, gli ultimi souvenir, prendiamoli e li mettiamoli con gli altri. Anche gli sparklers sono pronti, mio fratello ci ha aiutato. Adesso è quasi tutto pronto, il photo booth, Mirko e Tere. And quindi sono arrivati anche gli ultimi invitati, è arrivato anche il DJ, il fotografo e il videografo, quindi adesso e siamo qui, and here, man, the best tour guide in America.
Sta già chiedendo a Bat, mia sorella è là, adesso gliela presentiamo. Siamo pronti? Adesso gli invitati stanno mangiando e gli spiegheremo tutto. Eccoci qua. Quindi adesso stanno tutti mangiando pranzo e poi ci si prepara per la cerimonia che è già là, è già tardi, è già la una passata e iniziamo alle 4:30. Io mangio. What is this? It's a lobster family. Family there of lobster. Very good, let's try. Quindi adesso Teresa sta facendo l'introduzione, sta spiegando tutto per quanto riguarda il matrimonio. Quindi siamo tutti qua, 29, e poi continuiamo. Quindi sono 3:30 e abbiamo fatto cambiare le sedie perché le avevano messe di plastica, non ci piacevano. Quindi piccolo cambiamento in corso, siamo un po' in ritardo, forse iniziamo anche un po' più tardi perché il sole è veramente caldo, quindi forse muoviamo tutto alle 5:30. I preparativi continuano. Quindi sono 3:49 e ancora non sono pronto, mancano 40 minuti e dovrei essere là. Non credo succederà, però fa anche caldo, quindi possiamo prendere un po' di tempo. Adesso sto andando a prendere una coca, che ho veramente tanto sete, e poi mi preparo. Teresa si sta già preparando. 4:09, non sono ancora pronto. Qui stanno già cantando, si stanno esercitando. La barca è arrivata solo adesso, quindi saremo sicuramente in ritardo. Dobbiamo aspettare un po' di cose. Adesso devo vedere e parlare anche con le ultime persone che stanno arrivando per ultima parte dell'organizzazione. Siamo in ritardo, ma va bene lo stesso perché tanto il sole è alto e questo ci aiuta. Bene, siamo totalmente fuori orario, sono già 5:00 e non siamo ancora pronti. Io ho già il vestito, però è veramente tardi, dobbiamo sbrigarci. Abbiamo finito la cerimonia, adesso stiamo facendo alcune foto, che ancora il tempo è perfetto, sono le perfette condizioni per fare le foto. Alcuni dei miei parenti e alcuni invitati sono qui all'arco a fare foto, altri stanno già bevendo e mangiando. Adesso non ci resta che divertirci. Start to drink and fireworks. Oh!
siamo al momento dei ringraziamenti. All our visitors, our families. Thank you, grazie mille. Grazie. Qualcuno già dorme. And we will see you again people from Odessa for breakfast tomorrow. Amazing DJ. And let's enjoy the island. Interesse. Have a wonderful stay here in Odessa. Yes. And then we will tomorrow continue ci the journey domani ci divertiamo. Up to El Nido. Thank you so much. Good night everyone. Have a wonderful buonanotte. Evening from me and Mirko. Thank you so much. Grazie. Grazie. Ah! È una storia assai vera più che mai, solo amici e poi.